La giornata inizia con la visita del sito archeologico di Kaunos, dove per il caldo bisogna portarsi molta acqua per non finire come il serpente. Ci arrivo imbarcandomi da Dalian e poi seguendo una strada tutta tornanti. Meritano qui una visita anche le tombe dei re dell'antica civiltà Licia, nelle vicine pareti rocciose. Visto torre di polizia. Dai, che palle. From Italy! Ho guardato la targa, mi ha guardato, però la moto. Mi piace tutt'altro. E via giù lungo la strada in discesa che sembra tuffarsi nel golfo di Fetie, che oltre a preoccuparmi per la sua pendenza è anche molto trafficata. Via. Vi ricordate quando vi dicevo che Fetie, insieme a Bodrum e Marmaris, è una delle mete più turistiche del paese? Ecco. E come potrebbe essere diversamente? Fetie è una delle località più affascinanti della costa mediterranea. Spiagge lunghe con un mare turchese da cartolina, incorniciata dai monti della catena del Tauro. Tra cui c'è il monte Baba Dagh, dalla cui sommità si può prendere il volo, uno dei paragliding più spettacolari che esistano. Love it! Love it! Fai girar come fossi una bambola. Scusate, ma ho visto questo scorcio. Certo, con 40 gradi non è stata proprio un'ideona fermarsi in battuta di sole. Voglio bere, tutto qua. Ma potete andare avanti se vuoi, non è un problema. Non sempre ci troviamo d'accordo sul quando fermarsi. Io sicuramente sarei rimasta a guardare quel mare blu per molto, molto, molto tempo. Proseguiamo lungo la costa mediterranea percorrendo la panoramica T400, asfaltata e un piacere da guidare. Le sue curve sembrano tagliare le alte rupi rocciose che si gettano a picco sul mare turchese. Non smetto di sorprendermi per quanto cambia attorno a me il paesaggio della penisola anatolica, giorno dopo giorno, anche più volte in un giorno solo. Sto andando in direzione di Kekova. Il suono del cambio marcia del Teneré mi fa impazzire. Che meraviglia! Suona Kekova! Nell'area di Kekova è possibile immergersi e nuotare tra le rovine sommerse di una civiltà ormai scomparsa in seguito a un terribile terremoto. Passeggiare per le vie del paese di sera è molto suggestivo. Dopo una colazione in compagnia di bellissimi gatti turchi, ci incamminiamo per il paese, prendiamo un traghetto e andiamo a visitare le vicine rovine. Questo è ciò che rimane dell'antica città di Kekova. Qualche perimetro delle case che c'erano. Un tuffo in queste acque trasparenti e rientriamo al porto seguiti da questa signora che si fa trainare dal traghetto per un po'. E che la danza abbia inizio. Sono sulla strada verso Antalya. Thank you.
Mentre scendo lungo la strada di torrenti e curve che mi porta a Chimera, un pensiero mi accompagna. Viaggiare in Turchia vuol dire viaggiare nella storia, nella nostra storia, e insieme a essa anche nei nostri miti, nelle nostre leggende, nelle nostre favole. Non è facile guardare alla storia con gli occhi di chi l'ha vissuta, considerando lo zeitgeist, lo spirito del tempo. E le fiamme che bruciano ininterrottamente a Chimera ne sono uno splendido esempio. Non ci credo. Dirmi che è chiuso. Vi voglio comunque far vedere cosa c'è in cima al monte con un video che ho girato l'anno scorso. Di fronte a queste fiamme, noi persone intrise di scienza e conoscenza, vediamo solo un gas che a contatto con l'aria si infiamma. Ma proviamo a immaginare per un momento cosa devono aver visto gli antichi, da quali mostri spaventosi si sentivano minacciati, con le loro fiamme che non morivano mai. Davanti al cancello chiuso incontro Vita, una motociclista ucraina che sogna di fare un viaggio sulla sua MT-07. Le mostro i bozzi sui bauletti a memoria delle cadute. I fell down here. Here as well. Two times. Succede di cadere e fallire nella vita, ma che non sia mai la paura che questo accada a fermare qualcuno dal partire. Raggiungo in serata Antalya, dove dormo soltanto, per ripartire il giorno successivo verso nuove scoperte. Percepiti 40 gradi, mi trovo a Perg, che è uno di quei siti bellissimi perché puoi esplorare, entrare, scoprire mosaici nascosti, è molto bello, non c'è nessuno tra l'altro. Oggi il caldo è insopportabile e all'uscita da Perg questo signore simpaticissimo ci offre di rinfrescarci e di bere l'acqua direttamente dal tubo di irrigazione. Lo facciamo subito. Direzione Aspendos. Mersin 445 km. Tra due giorni ci sono. Stasera Anamur. Allora, nelle rotonde non hai la precedenza tu che sei nella rotatoria. La precedenza te la danno loro che sono nella rotatoria, te che devi entrare, quindi come era una volta in Italia. Però questo fatto in realtà non trova tutti d'accordo, perché a volte ti danno la precedenza, a volte no. Qua alla mia sinistra il teatro. Ah, qua abbiamo forse un po' di ombra. E che il sole gira. Che meraviglia. Eccomi ad Aspendos, uno dei teatri meglio conservati dell'antichità, in cui quest'estate si può anche assistere a degli spettacoli. E mentre mi sogno a danzare in questo teatro magnifico, ci pensa il caffè turco a riportarmi al mio nuovo palcoscenico, Le strade, in sella a una moto. Sulla via per Anamur ci fermiamo in questo posticino sulla strada dove vendono delle banane favolose e il panorama è inaspettatamente mozzafiato. Dai, è il bagno più bello mai visto questo. Solo 50 km mi separano da Anamur, la destinazione per quel giorno. Come sempre arrivo alla sera e le batterie delle mie camere sfortunatamente o fortunatamente crepano. Ho guidato altre volte di notte, ma questa sera rischio la vita lungo una strada con la carreggiata stretta che serpenteggia una curva dopo l'altra a strapiombo sul mare, in certi punti trafficatissima da auto e camion. Il sole tramonta e il buio arriva. Madonna mia, questo mi dà una strada addosso, insopportabile. La luce della mia moto si confonde con le auto attorno a me, al punto che quando rientrano dal sorpasso sembrano non vedermi e mi tagliano la strada. Voglio uscire da questa trappola il prima possibile e allora inizio io a fare dei sorpassi mai fatti prima, una manciata di secondi e ora la storia che vi racconto sarebbe diversa. Ciò che è successo ieri sera mi ha spaventato un bel po', ma al contempo mi sono sentita così viva. Credo che da quel giorno mi sia passata la paura di guidare di notte. Alla vostra destra ci sono i resti di quel che fu l'antica cittadina
Non male come arrivo, eh? Ah. Sulla collina si può visitare la vasta necropoli. Proseguendo poi si incontra l'Odeon, la basilica, l'acquedotto e mosaici che affiorano qua e là dal terreno. I resti dell'antica città romana e bizantina si estendono fino al mare, dove è possibile farsi il bagno. Riesco a scendere da qua? Ciao Namorium! Quest'estate sono divampati incendi che hanno devastato ampie aree della Turchia, costringendo molti all'evacuazione, distruggendo abitazioni e uccidendo persone e animali da allevamento. Gli effetti del cambiamento climatico sono davanti ai nostri occhi e ci stanno colpendo duramente. Che è il gallo? Chi è la gallina? Mentre sul tavolo di un benzinaio mangiamo il pranzo ricavato dalla colazione, ci regalano delle bottiglie d'acqua e anche dei biscotti. Questa è l'ospitalità turca. Povero casco, quante ne deve sentire? Questa notte si dorme ad Adana, che sarà il punto di partenza per andare a visitare uno dei siti più affascinanti ma sconosciuti del paese. Con i capelli ancora bagnati. Sono in partenza per Anavarza, poi penso che dormirò a Gaziantep, credo. Moto è pronta, si va. E il vero mezzo di supporto non è la guida, ma il mio piede. Stai tenendo il freno? Sì. Nuovo giorno, nuova diagnosi da fare alla Willis. Amedeo pensava di avere un problema al cuscinetto della ruota anteriore. Invece finiamo nel distretto dei meccanici, dove ci offrono chai e acqua, mentre scopre che bastava stringere una testina di sterzo. Anavarza in lontananza. Dopo aver zigzagato per le vie del villaggio, eccolo che spunta l'arco romano. Vabbè. Wow. Neanche il tempo di parcheggiare la moto ed ecco che subito arriva una vecchia conoscenza. Oddio, è quello dell'anno scorso? Non ci credo. Un signore che si spaccia per guida ma non parla una parola di inglese. Anavarza, un sito pressoché deserto, ancora tutto da scavare. Dal terreno vengono fuori le colonne, tutte qua. E qua sopra c'è una fortezza altissima. Qua si cammina nel silenzio più totale. A che livello è rispetto al terreno? Man mano che si sale verso la cima del saliente, le folate di vento sono sempre più forti. Un fiatone. È arrivata. Penso che ero lassù. Sono un po' stanca. Adesso io la Tenerona ce ne andiamo da qualche parte lassù. Non so se arriva Gaziantep. No, vabbè. Non riesco a partire.
Ciao ciao Ana Varza. Thank you. Cimiteri notturni. Niente, non ce la faccio. Ogni giorno alla fine per raggiungere l'hotel devo viaggiare di notte. Giornate non bastano, non bastano mai. Quella sera arriverò a Gaziantep, ma questa è un'altra storia. Fumo. Stanno bruciando i campi. No, bene sta roba. Non vedo niente. Grazie di essere arrivati fin qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate qua sotto la campanellina per non perdervi i prossimi episodi. E seguitemi sui social, in particolare su Instagram e su Facebook. E se avete delle domande, lasciatemele pure qua sotto nei commenti e sarò felice di rispondervi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Go for it! A presto! Ciao!